vuoi? Il solito. Bello, avere un'amica barista. Già. Colazione, aperitivi, drink serali gratis. Finché dura. Per uno che ha un paio di direttori di banca. Siamo tutti orfani, venuti al mondo non si sa come. Catapultati in case che mal ci contengono. Mio padre, poi. Io non ho padre, non ho madre. Mio padre è Dostoevsky, mia madre è Anna Kuliscioff. Ma va a cagare, Nicolò. E con quella là tutto finito? Finito. Nessuna speranza. Le donne vanno con chi le incantona. Tu costruisci un grande amore e quelle si danno al primo che le porta fuori a cena. Con quelli come me poi non durano. Figurati, cercano i magic moments. E all'orizzonte? Una nuova vela c'è. Metto nemicamente. Che? Metta un cazzo, una bella 35enne. Non è da te. Tu sei specializzato in ragazzine dalle quali farsi pagare il cinema, il ristorante, la benzina dell'auto. Una 35enne vuole il CLK e tu, povero orfano, il CLK non ce l'hai. No, però 22.000 volumi. 22.000 volumi che non hanno l'interno di pelle. No, sono tutte edizioni economiche, anche io i miei limiti. Nicolò, il problema non è la pelle. Il problema è che tu hai 22.000 volumi, non hanno i ribaltabili. Versane un altro. Mi passi lo zucchero? Chi, io? Lo zucchero. Piacere, Lucignolo. Pinocchio, per servirti. Sei qui per il carnevale, vero? Per il paese dei balocchi. Sì, sì, ma anche un po' per i soldi. Giusto. Hanno detto che pagano bene. Scusa un attimo. Vai pure. Pronto? D'accordo. Ciao Mario. Tua sorella? No. E chi cazzo era? Lascia perdere. Uno di sti giorni me lo racconti. Uno di sti giorni te lo racconto. Forse. Così tu vivi qua? Qua ci vivono i miei. Beh, ci vieni spesso. Quando fuori mi sento morire. E capita molte volte? Capita. E non riesci a staccarti da loro? Non riesco a fare nulla io. Ma come? Sei un personaggio. Lo dicono tutti in paese. Nicolò trasgredisce ogni convenzione. Per essere trasgressivi ci vuole molta cultura. Altrimenti si è solo maleducati. Guarda sto paese dei balocchi. Io non capisco perché si debba essere trasgressivi. Se devo dirti la verità, nemmeno io. Io poi. Io mi sento regressivo. Come se volessi dimenticare, come volessi non sapere. Non ti seguo. Ritengo sia giusto tornare indietro. Verso l'idiozia, verso la demenza. Un po' come tornare bambini. I bambini sono dei tiranni. Indietro ancora, allora, scusa, ma per diventare che cosa? Tabula rasa. Prima dell'estetica, prima dell'etica, prima della logica. Verso un'innocenza primitiva, perduta, selvaggia. Ma forse la trasgressione è proprio questa roba qua. Un'età dell'oro alla quale ritornare. Liberati da questo mondo, liberati da ogni mondo. Il solito che mi dice che dovrei farcela da solo. Lo so che gli altri non potranno aiutarmi mai. Eppure so anche che se non sono arrivato fin qui con le mie forze, non tornerò indietro da solo. Io poi. Io vorrei liberarmi anche di me stesso. Il paese dei balocchi.
Oh, vanno fregato ben bene. 8 ore a lavorare nei capannoni. Poi, ogni 3 turni, un'uscita coi carri, per il paese. Tutti i giorni uguali. Mia madre quando chiamo a casa lo dice sempre, che siamo dei matti. E qui ci sfruttano da bestio. Altro che carnevalai. Qui dobbiamo cambiare qualche cosa. Dov'è che dovremmo cambiare, eh? Nicolò? È che siamo degli sfigati. Tutto lì. Te anche noi. Te puoi essere ancora più sfigato di noi, perché anche se hai dei soldi stai con noi. Fortuna però che non hanno preso degli extra. Così guadagniamo qualcosa anche noi. Voi continuate a non pensare a tutte le ragazze che verranno qui per il carnevale. Sì, ma quelle vanno e vengono. Noi siamo sempre lì, sui carri, dentro i capannoni. Il paese dei balocchi è come una scopata in tempo di AIDS. Sì, mette tristezza. Bisogna andare via, fuori dall'Italia. Per andare fuori servono i soldi. I soldi si possono trovare. E come? Facendo straordinari. Sai cosa ha detto Ferri ieri? Ferri ha detto che... Niente straordinari. Beh, allora... Allora facciamo una rapina. Gol. Allora io vado. Vai, 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 bella mascherina, vai. Occhio. Ma occhio cosa? Scusa, siamo mica davanti a una banca. Questa è casa di Nicolò, non ho capito. E voi che cazzo siete? Che cazzo fate in giro a quest'ora? Niente, eh? Cosa facciamo? Niente, cosa facciamo? Come niente? Quello che è entrato lo conosco, voi due. Siamo dei forestieri, chi siamo? Lavoriamo i carri. I forestieri, sì. Sapete chi ci abiti sto casale? Sì, il nostro amico. Un vostro amico e un'amica, qui c'è il dottor Monari. Che è il padre di questo nostro amico. Quello non tiene figli. L'unico che ha, mo uno di questi giorni lo fa interdire dalla gran bevuta di minchia che si è data la testa. Babbo. Babbo. Nicolò. Sì, sono io. Tuo figlio che non sa le tabelline. Nicolò, le tabelline. Le operazioni con la virgola. Eppure i numeri mi sono sempre piaciuti. Chi è? È Nicolò. Nicolò! Nicolò, come stai? Non vieni mai a trovarci? E poi dicono che sono così. Per forza. Vengo da una famiglia di sonnambuli. Da una gabbia di matti. Voi credete che si dorma di qua, eh? Tutti schedati. Ma come schedati? Schedati, oh, cazzo, schedati! Vedete lei, qui, attorno, non rompere il cazzo! Non rompete voi! Che cazzo, ma no, sai, da roba! Ma che tocco! Che cazzo, vieni qua! Sono schedati qui dentro, capito? Meglio dell'Interpol, della CIA! Schedati, sì. Il DNA! Che lavorate, capannoni? Sì, sì, da sì. Ferri? Sì, sì. Carnevalai! Carnevalai! Coglioni! Oh, vieni qua! Che tu! Tocca con coglioni, sì, siete dei bravi ragazzi! I farabutti sono altrove, sì, lasciali stare! Taglia dei capelli, cappelloni! Sì, anche lei! Sto cazzo, ciao! Operai! Dai, generale!
Sì, vai, vai. Grazie, su! Micchio! Il numero della cassaporte. Papà, te lo ricordi? Nicolò, il numero della cassaforte è facile. Sono i miei anni, più quelli di tua madre, più i tuoi. Sommati? Ma no, le tre coppie, una di seguito all'altra. Grazie, papà. Adesso la apro e ti porto le carte per Sighinolfi. Bravo, Nicolò, bravo. Allora? 68 più 54 più 35. Veramente fa 154. Ma no, le tre coppie, una dietro l'altra. Dai, andiamo nel nuovo locale di ferro. No, io non vengo. Ciao. 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 Lei lucrava sulle turbe erotizzanti di giovani e giovanissime di provincia. Può essere. Lui convinceva un gruppo di giovinastri a diventare una gang di perfetti rapinatori. Allora siamo pari. Quasi. Vero. Devo ancora spiegarti perché 4 anni fa non l'ho tenuto. Già. Non l'ho tenuto perché non era tuo. Ah. E di chi era? Allora, chiese lui. Di chi era allora, le chiese? Di Lucio Ferri. Quindi del popolo? Forse sì. Un figlio del popolo. Un figlio abortivo di un popolo abortivo. Sembra uno scioglilingua. Io scendo. E tuo padre? Lo sto andando a rapinare. L'ultima è sempre la tua? L'ultima è la morte. Quando ti preme contro la faccia e ti trascina giù. Misogino di merda. Tu sei Nicolò. E tu sei Lucy. Non è previsto ci si dica niente, no? No. No. Beh, allora, buona giornata. Sì, buona giornata. Buona serata. E buona nottata. E vaffanculo. Dall'ufficio di suo padre potrà disinserire l'allarme. 4. Dopo aver disinserito l'allarme potrà aprire la cassaforte. 5. Aperta la cassaforte potrà prendere i sacchi che ci ha portato lì. Potrà riempirli di soldi e prendere tutto quello che riesce ad arraffare. Detta così è facile. Ma se il carro parte prima del previsto? Fai in modo che non parta.